Giuseppe Ferrandino, in arte Giosi, sindaco di Ischia, per i magistrati napoletani è testualmente il dominus e referente politico principale del sistema corruttivo che è stato scoperto dalla Procura di Napoli con l'emissione di 11 misure cautelari, 8 persone agli arresti, tra cui questo primo cittadino con suo fratello, e soprattutto con i responsabili e vertici recenti o passati del colosso delle cooperative Concordia. Che cosa dice la Procura in questa inchiesta? Che questo sistema corruttivo affondava radici nel passato, continuava imperturbato e aveva nel sindaco deciso ormai a fare il grande salto nella politica nazionale, ma non c'era ancora riuscito, aveva appunto un riferimento molto forte. Questo sindaco è stato ed è uno storico leader locale della politica double face, dell'inciucio volgarmente detto, degli accordi sottobanco, che era stato addirittura anni fa sindaco di un altro comune isolano per Forza Italia, poi era trasmigrato nella Margherita, poi PD e oggi era sindaco ad Ischia grazie ai voti di Forza Italia. L'accusa principale è quella di avere incassato una serie di benefici e di vantaggi molto seri, là per esempio una fittizia stipula di convenzioni nell'albergo della famiglia per un totale di 330.000 euro, l'assunzione come consulente della COP del fratello del sindaco. Emergono poi contatti molto frequenti, anche scambi commerciali per così dire, con il presidente della Fondazione Italiana Europei, Massimo D'Alema, che però ribatte punto su punto, sottolinea che non vi è nulla di penalmente rilevante a suo carico e anzi annuncia che a sua tutela verrà mandato gli avvocati di difenderlo da eventuali strumentalizzazioni. Colpisce il fatto che Ferrandino, ad esempio, sia stato candidato alle ultime elezioni europee, ma non ce l'abbia fatto per una manciata di qualche migliaio di voti e che proprio lui, negli ultimissimi mesi, fosse stato il più ferreo sostenitore di Andrea Cozzolino, l'altro europarlamentare del PD che si era candidato alle primarie, tra l'altro contestatissime e molto sciagurate, del centrosinistra per le regionali, perché se Ferrandino fosse riuscito a far diventare il suo amico Cozzolino il candidato del centrosinistra al governo regionale, avrebbe preso poi il suo posto come primo dei non eletti a Bruxelles. Questa, diciamo, manovra interna di partito era anche all'origine dei suoi dissapori con il candidato che poi è risultato vincitore delle primarie, che non è stato Cozzolino, come si sa, ma l'ex sindaco di Salerno De Luca, con cui Ferrandino era a ferri corti proprio perché non aveva ricevuto dal RAS della politica salernitana quell'aiuto su cui invece contava.